Sei mai stato a Milano? Grazie del posto. Ma no, io ci ho anche abitato molti anni fa, una trentina di anni fa. E capita qualche volta che ci torno. Mi è capitato una volta che stavo volando. Sono un teatrante, almeno lasciatemi fare almeno questo. Ci volavo sopra e vedevo sotto. E c'era un buco enorme nel centro. Un buco che non era solo un buco, perché era un buco che aspirava, fagocitava tutto quello che c'era. Macchine, case, palazzi, tangenti, ricettari, morti, resuscitati, visitati, visitati, morti e basta, tangenti, finanziamenti europei, tutti che cercavano, che finiva tutto dentro. E mi sono chiesto, ma dove va a finire tutta roba? Perché se ragiono scientificamente, quello che da una parte entra, da un'altra bisogna che esca. E siccome questa volta che mi è successo di essere sopravvolato tutto il resto è stata una quindicina di anni fa, io a darmi una risposta non ci ho mica messo tanto. Ve la rifaccio la domanda. Dov'è finita tutta questa roba? Scorzesco ad ammuffire, poverina, erano tanti anni che era lì a prendere l'umido, chissà che dolori. Poi invece qualcuno l'ha trovata e l'ha smontata e trasferita. Dove? Ad Amamezzo. Sai dove mettere un jet? C'è un magazzino con tanti bei rumet. Perfino il vino viene giù dai rubinet. Ma che miracolo che succede ad Amamet? Yeah! Ad Amamet? Yeah! Dove sono finiti gli animali dello zoo? Perché non ci sono più? Un leone l'hanno visto dentro un ristorante all'idroscalo. Curioso però, eh? Poi invece qualcuno l'ha trovato e l'ha curato, ma sì, e medicato, ma che buona persona, e l'ha nutrito, ma che zoofila, e l'ha ingrassato, e veramente un po' di d'oro. Poi l'ha mangiato. E adesso, dov'è questo fagocitatore di felini selvaggi? Ad Amamet! Yeah! Ad Amamet! Yeah! Ad Amamet, parlano tutti il nostro dialetto. C'è un bel palazzo con tanti bei stanzetti. C'è sempre il vino che viene dai rubinetti. Ma che bei parti che succede ad Amamet? Yeah! Innocenti e Savini, perché non sono neanche quelli, e tutti quelli che accoppavano i PVU, cioè per fare i cuscini, che crudeltà però questa, e anche Vigorelli e Barzucca col suo ramarmaro. Non c'è più ramarmaro, credo che qualcuno li ha smontati e trasferiti e riciclati e sistemati. Cioè, qui ragazzi stanno ciullando tutto, abbiate pazienza. Poi mi arriva sempre il solito cretino che fa: no, guardi, queste cose succedevano una volta, ai tempi della Prima Repubblica. Devo ancora capire le differenze con la Seconda. Queste cose non ci sono più, ora c'è il nuovo che avanza. Sì, il nuovo avanza, ma il vecchio mi sa che telefona. Mi spiego, cioè, veramente adesso non può più telefonare. Pare che non possa più telefonare. E allora hanno trovato un altro sistema tutte le mattine alle 9.
C'è una medium? Era un'impiegata del catasto, l'hanno distaccata ad Arcore per altri incarichi. Collegamenti mediatici. Ecco, lo sento arrivare, lo sento che arriva. Ci sei? Se ci sei, batti un colpo, dai, lo sai che ci sono. Sì, ma per essere sicuro, batti un colpo e vai, tanto non lo sai che ci sono. Sei anche, poi sono anche venuto al funerale, sono venuto anche l'altra settimana. Per essere sicuro, che no, guarda. Dai, batti sto colpo, ma falla finita. Ti togliamo anche una via a Milano. Dai, basta che la fai. No, guarda, dimmi piuttosto come va. Hai dormito bene? Insomma, mi sono sognato che era tornato Borrelli. Quello lì è ancora un incubo. E poi si parla poi di tante cose, non so, come sta Veronica, non mi parlo ora di quello lì per piacere. No, i Berluschini, tanto non contano un cazzo, questo qui sta benissimo. E poi non so, il Milan, come va, no? Poi tutta la famiglia, e se l'hai trovato un sostituto per le stalle, guarda, gli stallieri di una volta non si trovano più. Cioè, la manodopera qualificata è sempre di meno. E poi, cioè, dopo parlare di quello, parlano di cose importanti, non so, ad esempio parlano di Gelli. Cosa c'entra Gelli, scusi? Perché? Secondo lei, uno che ha iscritto Berlusconi, Cicchito, è una mastrata di altri manigoldi alla P2, che ha creato uno stato parallelo, che ha deviato i servizi segreti, che quando lo hanno cuccato, si fa per dire, è scappato in Argentina, dove c'erano i generali argentini che l'hanno accolto a braccia aperte, visto che li aveva aiutati a organizzare la loro scampagnata, che quando è tornato, neanche due mesi, e l'avevano già messo fuori, anzi avevano messo degli arresti domiciliari in casa sua, quella che gli aveva sequestrato, e che hanno venduto con l'asta giudiziaria, solo che tutte le aste giudiziarie sono andate deserte, non ha voluto comprare nessuno quella casa lì. E dopo questo gli hanno dato anche una trasmissione TV per raccontare un altro po' di bugie sulla storia d'Italia, e secondo lei quello lì non c'entra? Ma dove vivi, scusi? In Italia. Si vede. E invece il vecchio no. Non si, in Italia non c'è più di sicuro. Però quando hanno finito tutti i loro colloqui, ti dice, guarda che c'è la medium che si scappa. Non ne so più, ma che viene giù? Ma fa, vai, no, è terribile questo spirito, signor, per favore, mi faccio. Dice, dai, che si sta scaricando, dopo ti sottito che cercarmi un'altra, va bene, dai. E allora il vecchio dice, come quando era al telefono, ti mando un saluto da questa spiaggia lontana. Oh, Amabet, la mia prigione, mia più bella, sei tu. Processo breve, Adam Amet, è il Presidente della Repubblica, Adam Amet, e la mia forte escort, Adam Amet, e la mia corrispondenza col Papi, Adam Amet, e la mia protesi, Adam Amet. Ma che miracolo che succede?